facendo, entrando poi a far parte di un percorso più complessivo che non si ferma solamente alla rassegna, ma che andrà avanti nella riscoperta dei territori, dei laghi, dei prodotti, e diventerà poi un collegamento anche per dei percorsi turistici, gastronomici, con delle nuove realtà, che poi le affronteremo anche magari e quasi sicuramente anche al Ristorexpo. Le novità di questa manifestazione è che è nata durante il Covid, vedo qui tutti gli amici, Fabio Edda, Bolle, tutti gli altri con commercio, c'è la Gambattone, Gambone, insomma tutti quelli che insieme, e poi sono tutto a Furi, direttore, poi con sempre rischio di fare dei gran casini quando ci sono citazioni, pure persone con le quali durante il periodo del lockdown siamo stati in contatto diretto quasi quotidiano, pure troppo certe volte, e su Skype, e da lì poi abbiamo cominciato ad elaborare anche questa nuova rassegna di quest'anno. Cosa avrebbe caratterizzato il nostro percorso? Appunto, caratterizzato, come ha detto il direttore, da questi elementi che abbiamo tutti condiviso. Prima, essere molto uniti tra di noi e formarci. L'altro elemento sicuramente fondamentale e importante è stato quello di voler trasmettere il percepito di una tranquillità. Quando uno viene al ristorante deve ritenersi tranquillo. Per questo insieme a Mauro e il dottor Lanni siamo stati i primi, adesso non volevamo vantarci più di tanto, di presentare un protocollo, che abbiamo fatto, ci vantiamo, ma siamo i primi a presentare un protocollo di autoregolamentazione, dove appunto, che poi dopo è stato sostanzialmente ricalcato dagli altri protocolli che sono intervenuti successivamente, che sono poi stati adottati anche dalla regione Lombardia.